Buongiorno a tutte e tutti, siamo qua in piazza Parigi, la manifestazione e lo sciopero interprofessionale contro la riforma delle pensioni voluta da Macron. Anche come Potere al Popolo siamo qui oggi con alcune compagne e compagni per portare solidarietà al popolo francese che per l'ennesima volta sta protestando. Siamo con Ophélie Sauger, una compagna della France Insoumise, anche lei in sciopero oggi perché è insegnante, deputata supplente della France Insoumise, e chiediamo a lei insomma di spiegarci un poco cosa sta succedendo in Francia, perché in Italia se ne parla poco, se ne parla giusto un po' quando ci sono gli scontri con la polizia, ma è una mobilitazione molto estesa che, come vedete, tocca tutte le fasce della società. Ciao a tutti, quindi per noi è, come hai detto, il terzo grande sciopero contro la riforma delle pensioni. È una riforma molto grave perché ci spinge a lavorare 2 anni in più per tutta la gente che lavora, e anche prevede di abbassare le pensioni e di creare condizioni molto difficili, particolarmente per le donne e anche per i giovani che entrano tardi nel lavoro, quindi diciamo che inaccettabili, perché sappiamo bene che le pensioni possono essere finanziate. E perché in Francia danno tanti soldi, per esempio, per la guerra, per le armi, ma non vogliono darli ai servizi pubblici, ai pensioni, che sono soldi nostri, le pensioni. Quindi si vede che la gente rifiuta questa riforma, ma rifiuta anche la politica, direi, più generale del nostro governo, di Macron, con tutti questi tagli che ci sono stati, con questa guerra, con queste pensioni. E voglio insistere sul numero di manifestanti, che il 31 gennaio c'erano 2,8 milioni di persone in tutta la Francia in piazza, che era una delle più grandi manifestazioni che ci sono state in Francia. Il 19 gennaio era anche enorme, con 2 milioni, quindi la gente veramente è arrabbiata, rifiuta questa riforma. Ci sono stati anche grandi scioperi nel 2019, li abbiamo fatti andare indietro Macron con la riforma nel 2019, e proviamo nel 2023, quindi oggi, di fare lo stesso. Ma forse si dovrà andare oltre, forse si dovrà anche bloccare il paese, perché adesso il paese non è bloccato. Le manifestazioni sono forti, la lotta è forte, e lo discutiamo in assemblea generale con tutti i mestieri, anche tutta la gente discute insieme di come fare per bloccare questo governo e bloccare questa riforma. Ma è bellissimo vedere questo esempio di democrazia dal basso e di potere popolare che si sta sviluppando ancora una volta in Francia. A fianco ai cortei come questi di carattere sindacale ci sono state anche delle mobilitazioni politiche sabato scorso, e ci sarà un altro grande corteo sabato. Anzi, a tutte le italiane e gli italiani magari che vedranno questo video, invitiamo a scendere in piazza. Noi come Potere al Popolo ci saremo, invitiamo a raggiungervi insieme appunto alla France Insoumise, con cui da tempo si è creata un'alleanza abbastanza stretta. Su questo, Ophélie, ti volevo chiedere: qual è il ruolo che un'organizzazione politica come la France Insoumise e come il Parti Ouvrier Indépendant, di cui tu sei parte, possono giocare dentro una mobilitazione? Perché il governo chiaramente ha paura che questa mobilitazione si politicizzi e che dalle pensioni vada su un piano più complessivo di alternativa di sistema. Tu che ne pensi? Sì. Allora, con la France Insoumise abbiamo costruito una forza politica molto importante, con tutti questi deputati che ci sono nel Parlamento, con Mélenchon che ha preso il 22% di voti nelle presidenziali. Quindi i nostri deputati lottano in Parlamento, ma ci aiutano anche in piazza, ci aiutano come sostegno nelle assemblee generali, ci aiutano perché è una forza politica di rottura con Macron. Quindi entrambi sono importanti, però di avere questa forza politica con noi i lavoratori è molto importante. Quindi tutte e due lottano contro questo potere, contro questa riforma, e i militanti, diciamo, che sono anche nei sindacati, sono anche dei gruppi di azione della LFI, della France Insoumise, in politica anche. Non ci sono tutti e due modi di creare la lotta, di creare una rottura ancora, direi, con un programma di rottura anche politico contro Macron e contro il governo. Quindi è molto, molto importante questa forza.
Grazie mille Ofelia, un'ultima domanda che ti volevo fare, che magari può interessare a molti. Come pensi andrà avanti la lotta? Perché qua il sistema presidenziale francese è molto duro, la legge può essere fatta passare anche senza una maggioranza in Parlamento, con un decreto speciale del Presidente. Sappiamo che Macron già 10 volte ha utilizzato questa possibilità di una Costituzione, diciamo, molto più autoritaria della nostra. Ecco, ti chiediamo, com'è possibile portare avanti questa battaglia nel momento in cui appunto Macron decide di ricorrere a questo espediente estremo? Allora, bella domanda, non so se avrò la risposta, però è quello che si discute sia nelle assemblee generali, sia nel Partito Operaio Indipendente, sia nella France Insoumise, è come vincere, come riuscire a bloccare la riforma e a bloccare Macron nella sua politica. Bella domanda, perché diciamo che bloccare il paese sarebbe la soluzione. Non fare un giorno di sciopero ogni settimana, però fare uno sciopero, un bloccaggio molto forte che costringe Macron a togliere la riforma e a andare indietro. Quello che creiamo di fare, non so se sarà questa settimana o se sarà dopo, forse ci saranno adesso lo sciopero che continua nelle industrie, per esempio. Quindi vedremo, però la forza c'è, il rifiuto c'è, lo organizziamo, discutiamo insieme, ci organizziamo insieme, e questo è molto importante per riuscire, secondo me. Guarda Ofelia, ci fai tantissimo piacere, perché noi in Italia abbiamo bisogno di sentire questa forza. Oggi in piazza ancora una volta ci sono centinaia di migliaia di persone, è faticosissimo anche capire dove inizia e dove finisce il corteo, non riesce nemmeno a camminare. Io il messaggio che voglio far arrivare all'Italia intanto è di stare molto attenti e di imparare da quello che sta succedendo qui, perché la lotta dei lavoratori francesi è una spinta anche per noi. Fin quando restano situazioni come questa in Francia di resistenza, si aprono spazi pure per noi. Pensate che per far passare la legge qua in Francia utilizzano l'esempio dell'Italia o della Germania, dove si va in pensione più tardi, e dicono però negli altri paesi. Quindi accettare di perdere nel proprio paese, o al contrario accettare di esistere, crea degli esempi. Il mio invito è a tutte le italiane e gli italiani a Parigi di contattarci, di partecipare, di sostenere questa mobilitazione, che tra l'altro li riguarda perché molti sono lavoratori qui, e appunto di continuare a mantenere queste relazioni in piedi, che per noi sono molto importanti. Quindi cercheremo di fare controinformazione, cercheremo di tenere l'attenzione alta su questo, perché l'attacco non è soltanto alle pensioni, l'attacco alle condizioni di vita di tutte le classi popolari europee, in una competizione fra capitali che in un periodo di crisi si fa sempre più forte. Quindi abbiamo tanto, diciamo, per cui lottare anche in Italia. Grazie a tutte e tutti, grazie Ofelia, e un ultimo sguardo sul corteo che davvero merita, è letteralmente infinito, e insieme ai lavoratori ci sono tanti studenti, tanti giovani mobilitati, per cui continuiamo a seguire questa situazione. Grazie a tutti.